Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, io sono Very Ghost e oggi siamo qui con un altro video informativo, dato che nelle ultime settimane non ho più pubblicato niente, ho avuto un po' di problemi, almeno non ho pubblicato nulla di questo tipo, però oggi siamo ritornati qua con le Super Ships perché stanno entrando come navi detective a tutti gli effetti e questo è un grosso cambiamento deciso di fare wargaming principalmente in ottica endgame, almeno così la vedo io. Nel senso che ovviamente adesso, dopo le tier 10, ci sono queste navi qua da sbloccare. E quindi è probabile che in un futuro lontano, spero più lontano possibile, le navi di tier 10 vengano soppiantate in competitivo da queste qui. Ovviamente anche questo è una mia impressione, cioè non prendete quello che dico adesso cioè per la verità assoluta che ho altre robe. Sono mie ipotesi queste qui. Comunque, nel video sotto vedrete la Satsuma, che è la Super BB del tier giapponese, e la vedete un po' in azione. In quello che farà. Adesso avete già visto una bella salva da 30.000 praticamente solo sulle sovrastrutture della Nover, ma ci sta perché sappiamo benissimo come le sovrastrutture delle BB tedesche siano gigantesche e prendano un sacco di danni. Comunque, prima di andare più nel dettaglio dei modi di come si possono tenere queste Super Ships e del perché secondo me non saranno molto popolari almeno nel primo periodo di rilascio, vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e poi di lasciare un mi piace sotto questo video per darmi almeno un supporto sotto forma di feedback per capire se questo tipo di contenuti vi piace oppure no. Allora, quindi direi che possiamo partire dai modi di ottenimento di queste navi. E c'è un solo modo che è molto semplice. Dovete avere almeno 3 tier 10 e dovete avere tantissimi crediti da parte. Questo perché queste navi, dato che ovviamente queste navi, invece di costarvi esperienza, vi costeranno solamente crediti. L'unico problema è che questa battleship in particolare costerà la modica cifra di 57 milioni di crediti. Avete capito bene, 57 milioni di crediti. E onestamente mi chiedo come possa fare un giocatore, cioè non dico normale, ma nuovo, che non spende soldi, che non ha il premium, che non ha navi premium soprattutto, di tier alto, e tante altre cose, come potrà fare anche solo a pensare di shopparsi queste navi? Nel senso di comprarsele in game, cioè non può, cioè deve mettersi proprio sotto, ma sotto proprio testa bassa e grindare a farmarsi i vari metodi di farming di crediti, che sono o giocare alle premi di tier alto, principalmente tier 8, tier 9, poi farò un video a parte su questa cosa, oppure farmarsi in Arai fino all'esaurimento, possibilmente con una nave premium tier 7. Questo perché in Arai, se la giocate con tutte quante le bandine in economiche, vi può permettere di guadagnare anche cifre intorno al milione di crediti per operazione. E questa è ovviamente l'unica operazione che merita fare e che vale la pena fare. Non, se non per tryhardare, cioè non per non le altre non dico che non vadano fatte, ma ovviamente non ha, cioè tryhardare che ne so su un Egida non vi dà così tanti benefit come ve ne può dare tryhardare su una Rai, per dire. Quindi il costo totale di queste navi qui, incluso sia il prezzo di base che ho detto prima e i moduli che vi dovete shoppare, quindi dal primo al sesto,
e di all'incirca da 51 milioni di crediti, quasi 52, a quasi 64 milioni di crediti per una sola nave. Quindi anche gente che, per esempio come me, che ha 100 milioni di crediti, non potrà comprarne più di una per volta di Superchips, dato che se già una ti costa 45 milioni minimo se vuoi prendere un DD, o 57 milioni se vuoi prendere una Battleship. Se vuoi quantomeno tenerti un minimo con le finanze a posto in quanto a disponibilità di crediti, dato che bisogna anche comprare le bandierine e tutti quanti i moduli eccetera per altre navi, naturalmente non puoi comprarti più di una Battleship, più di una Supership. E a questo va anche aggiunto il fatto che sono navi del Tech Tree, quindi non potete nemmeno metterci sopra un comandante a caso senza prima reskillarlo. Quindi anche questo peserà parecchio sulla popolarità di queste navi. Come ho già detto inizio video, la popolarità sarà secondo me molto più bassa di quello che Wargaming si aspetta. E oltre ai motivi che ho già detto, ovviamente riguardanti i nuovi giocatori, va anche aggiunto il fatto che ci può stare che molti, cioè che qualche giocatore competitivo preferisca tenersi una tier 10 che usa in competitivo. Facciamo un esempio, un BB player che gioca prevalentemente Yamato in clan battle o in torneo. Come dicevo, a meno che non abbia un comandante apposta per la Satsuma, dubito fortemente che si metta a giocare questa nave in ottica, cioè che scelga di comprare una Satsuma sacrificando ovviamente la possibilità di giocare la sua nave main in competitivo. A maggior ragione se per farlo deve poi spendere 1000 dobloni ogni volta che deve spostare il comandante da una nave all'altra, che come sapete costa sui 500 dobloni ritrainarlo per una volta, e dovete farlo due volte dato che dovete spostare prima dalla Yamato alla Satsuma e poi dalla Satsuma alla Yamato di nuovo. Quindi vedete che alla lunga non è molto conveniente per i giocatori fare questa cosa. Naturalmente questo aspetto qui è proprio di design voluto da Wargaming per limitare la popolarità di queste navi e per evitare di vedere il meta completamente sbilanciato a favore di questi super chip, perché come sapete hanno subito dei nerf abbastanza pesanti negli ultimi periodi, proprio perché soprattutto la Satsuma potevano fare quantità enormi di danni senza avere grossissimi drawback, e quindi è stata limitata un po' questa loro capacità di farmare tantissime quantità di danno. Però va anche detto che hanno messo i costi di riparazione che è troppo alto per le quantità di danno che vogliono far fare alla gente. Questo perché, come vedrete poi anche alla fine di questo video, vi farò vedere il risultato di fine battaglia, cioè il rapporto di fine battaglia, vedrete che i crediti sono proprio di lì di guadagno. Cioè senza le... Dato che ho messo la bandierina per sbaglio, perché volevo fare un esperimento di giocare senza bandierina come ho fatto col Condé qualche giorno fa, e con la Satsuma facendo 180.000 danni sono andato in positivo di 25.000 al netto dei modificatori positivi. 25.000 crediti non sono tantissimi. Contate che con 180.000 danni su una tier 10 guadagnate sui 400-500.000 crediti stock, quindi ovviamente al netto dei bonus, quindi cioè dei malus, voglio dire. Quindi capite anche voi che per un giocatore mediocre non è proprio ideale, ma è nemmeno consigliabile giocare questo tipo di navi. Che se già fatichi a fare 100.000 danni su una Yamato, su questa qua quanti ne puoi fare? 120.000? 130.000? Capite anche voi che
non sono proprio adatte a tutti quanti. E proprio per questo motivo che non sono adatte ai giocatori mediocri, quantomeno per sostenibilità economica, vogliono renderlo un pelino più difficile, molto meno presenti nel meta. Quindi se per esempio beccate un penta su una supership potete iniziare già a chiudere il gioco. Vabbè, sto scherzando ovviamente. Però, cioè, a meno che proprio non si tratta di balene di dimensioni colossali che giocano unicamente per unicamente convertendo i dobloni in crediti, dubito fortemente che ci siano tante patate che giocano queste navi qui. Almeno nel lungo periodo, vedi Thunder, per dire. Perché è vero che la Thunder è andata a ruba tra le patate nel periodo che ha preceduto la sua rimozione dall'armeria. So che era carbone, ovviamente. Forse stato d'acciaio il discorso era diverso. Comunque, dato che l'hanno presa tutti, principalmente i giocatori patate o casual, adesso se ne iniziano a vedere già molti di meno. Questo ovviamente per il ricambio di giocatori che c'è ogni tot mesi, che è stato anche portato alla luce da Wargaming questa cosa qui, quindi sono cose risapute onestamente. Per cui se proprio dobbiamo essere cinici con quello che diciamo, nel breve periodo e probabilmente anche nel lungo, se vediamo una supernave barra 2 per classe, anche magari per partita, penso che ci si possa considerare parecchio sfortunati o fortunati a seconda dei punti di vista. Ora andiamo a vedere i risultati post battaglia. Come vedete, 180.000 danni ai Caliber e Devastating Strike. Ovviamente 2500 ex base. I danni, come vedete, non fan testo. Però poi soffermiamoci sul guadagno in crediti, che come potete vedere tra i crediti ricevuti abbiamo 450.000 crediti più 91.000 di modificatori che sono la bandierina Zulu, e poi abbiamo 435.000 di costi di battaglia che comprendono il costo base, che sono 360.000 crediti, quello lo pagate sempre, e poi 75.000 crediti di munizioni. Quindi, come potete ben vedere, dovete fare molti 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 danni per arrivare ad essere in pari, cioè quantomeno in positivo. Quindi questo video si può dire che sia concluso. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione se siete arrivati a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per darmi un supporto. E ovviamente ci vediamo poi nel prossimo video. Alla prossima!